Da capitale europea dello sport 2026, Napoli comincia alla grande ospitando 8 giorni di grande scherma internazionale. Dal 22 al 29 febbraio infatti il Pala Vesuvio ospiterà i campionati europei cadetti e giovani di scherma. Più di 1000 atleti provenienti da 45 paesi di tutti i continenti si sfideranno per 24 titoli in palio. Testimonial dell'evento la due volte olimpionica di fioretto Elisa Di Francisca e il campione italiano di spada, sesto nel ranking mondiale, il napoletano Valerio Cuomo. Intervenuti anche loro a Napoli per la presentazione in pompa magna con il ministro dello sport Guglielmo Abodi e il presidente del CONI Giovanni Malagò. Secondo me sarà una bella finestra per ragazzi e ragazzi di grande qualità che vengono anche non soltanto dall'Italia vincente ma anche dalle concorrenti al più alto livello. Sono convinto che sarà una grande festa dello sport ed è importante che sia in qualche modo coinvolta anche l'università con i suoi significati. Fa riflettere come Napoli abbia avuto comunque dei grandi eventi neanche troppo tempo fa, dove sicuramente sono stati fatti degli interventi significativi. Mi permetto di dire e pensare che questo campionato europeo si fa al Pala Vesuvio anche perché c'è stato, diciamo, le Universiadi. C'è un misto di situazioni che hanno accompagnato, diciamo, una non eccellente manutenzione in parte ordinaria e in parte straordinaria degli impianti, e poi c'è un'altra situazione, io credo che vedrò molti di voi oggi perché sapete che c'è un momento epocale con la consegna del collana. Ad accogliere le autorità l'organizzatore Sandro Cuomo e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Prima volta che Napoli ospita una manifestazione ufficiale intercontinentale di scherma. E quindi abbiamo una grande responsabilità nel riuscire nel miglior modo possibile, ce la stiamo mettendo tutta e penso che verrà una bellissima cosa. La federazione che ha mantenuto l'impegno di portare questi campionati così importanti a Napoli è un altro momento di questo percorso di rendere Napoli capitale dello sport, proprio per mettere al centro lo sport come grande strumento non solo di competizione ma anche di inclusione, di educazione e anche di lavoro.